Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Non so chi siano questi critici. Per noi conta quello che dice la comunità scientifica, quella di cui prima lei parlava, che ha vinto il premio Nobel per la pace, l'International Panel on Climate Change. Grandi comunità scientifiche che ci dicono che noi dobbiamo ridurre il riscaldamento globale di 1,5 gradi e ci indicano anche le strade. Da questo punto di vista, chi oggi fa il criticone è un irresponsabile, perché mette a rischio il futuro delle generazioni che verranno. Vede, alla politica manca una dimensione etica. È questo che francamente è inaccettabile. Cioè, quello di pensare quale sarà il futuro delle generazioni che nasceranno domani. E allora la necessità di dare una risposta a queste immagini, che purtroppo lei lo sa perché è un operatore dell'informazione, quanti puntate avrà fatto su queste situazioni? Regolarmente tutte allora, le estati, il punto che la questione della crisi climatica deve essere affrontata con nettezza. Il tema della politica energetica è fondamentale. Sappiamo tutti che le emissioni di CO2 sono dovute, hanno contribuito e contribuiscono al fatto che si bruciano le fonti fossili. Allora, costruire una politica energetica e accelerare verso le rinnovabili avrebbe e ha un effetto molto importante. Dare questa dimensione etica e dare una risposta anche a questi cambiamenti climatici estremi, ma anche a diminuire, c'è anche un aspetto sociale, diminuire il costo della bolletta energetica, perché le rinnovabili costano veramente molto molto poco. Poi c'è il tema della riduzione del consumo del suolo. Vede, l'Italia consuma 2 metri quadri al secondo che vengono, distrutti, cementificati. Mentre io sto parlando, quantità enormi di territorio se ne vanno. La desertificazione è una questione che noi dobbiamo affrontare e non possiamo pensare di dare voce ai criticoni che... Francesco